Domenica 5 aprile, evento storico per Cupello e soprattutto per gli sportivi di Cupello. Peppino Di Francesco è un uomo di sport che ha dedicato la sua vita allo sport e all'impegno sociale, all'impegno pubblico. Gli chiediamo di commentare queste meravigliose immagini che vediamo, cioè di permanenza della Coppa del Mondo qui a Cupello. Sì, hai detto bene, è una giornata storica per la nostra comunità e per il territorio. Poi, tra l'altro, capita in una giornata particolare, in quanto la Coppa del Mondo, oltre a rappresentare il valore dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo, agonistico, rappresenta anche quello che è il simbolo della pace, perché è una coppa che nasce per l'unione dei popoli, quindi l'unione delle nazioni. E allora averlo ospite oggi a Cupello e quindi è un simbolo di pace come quello della giornata che stiamo vivendo, cioè la giornata delle palme. E quindi il messaggio che noi anche stamattina abbiamo dato ai giovani, ai calciatori, cioè di viverlo non soltanto come momento di enfasi, ma soprattutto come momento di riflessione, di meditazione per il simbolo e per quello che rappresenta questo trofeo, cioè un messaggio di pace per tutti i popoli e quindi anche tra di noi, soprattutto a livello sportivo, deve esserci questa condizione essenziale per la nostra esistenza, che è un'esistenza che sappiamo molto effimera. Emiliano Gozzi è il delegato della FIGC a queste immagini bellissime che vediamo, cioè in tutta Italia lui presenzia a quello che prima a microfoni spenti ha definito un rito. Allora, dottor Gozzi, io vorrei approfondire se c'è una differenza. La differenza è che c'è quando voi fate queste cose che stiamo vedendo nei piccoli centri come Cupello e nei grandi centri. Indubbiamente, andando nei piccoli centri riscontriamo un entusiasmo del tutto particolare ed è una cosa che a noi piace moltissimo ed è una delle ragioni per le quali poi stiamo viaggiando da quasi più di 2 anni con la Coppa del Mondo, proprio nell'intento di trasmettere anche e soprattutto nei piccoli centri tutti quelli che sono i valori poi simboleggiati e sintetizzati dal trofeo della Coppa del Mondo. Ed è stato particolarmente come dire, suggestivo l'arrivo e questo rito, come le dicevo, del passaggio di consegne della Coppa da noi, della federazione, al sindaco di Cupello, che poi ha fatto il suo discorso con molti bambini, molti giovani presenti ed è andato tutto molto bene. Il dottor Cozzi ci ha parlato di valori sportivi che sono dietro a eventi come quelli di oggi qui a Cupello, di cui vediamo le immagini, e a proposito di questi valori noi li vogliamo approfondire con il presidente della Lega Calcio Abruzzo, il dottor Ortolano. Allora, quali valori dietro a eventi come quelli di oggi? Ma guardi, fondamentalmente sono i valori che la passione del calcio poi coniuga con i valori dello sport, i valori della correttezza, della lealtà sportiva, del sacrificio, del rispetto dell'avversario, della cultura della vittoria, della cultura della sconfitta, che hanno avuto poi in quel lungo cammino della nostra nazionale nel 2006 a Berlino, l'apice in quelle manifestazioni spontanee di piazza, il coinvolgimento di tutta la nostra nazione in quei caroselli, in quello sventolio del tricolore, in quel senso dell'unità che questa nazione ha ritrovato in quella serata e anche dopo. Ed è stato un momento importantissimo, non solo per il calcio, ma anche credo per quei valori che ha distribuito quell'evento a tutta la nostra nazione, a tutti i cittadini. Per uomini di una certa età che hanno dedicato l'intera vita allo sport, che effetto fa vedere questi bambini che con tanto entusiasmo si recano quasi in pellegrinaggio a vedere la Coppa? Ma guardi, io credo che sia stata una delle intuizioni del nostro presidente federale Abete, che ha voluto fortemente che questa coppa rispettasse quei sentimenti che quella serata aveva evocato in tutta la nazione. Quindi ha voluto che questa coppa girasse in tutta Italia e che arrivasse anche in piccoli centri come Cupello, in grandi centri, per legare proprio l'entusiasmo, la passione per il calcio a quei valori che questa coppa distribuisce a tutti. E oggi vedere l'entusiasmo dei bambini, come abbiamo visto quando la coppa è venuta già in Abruzzo all'Aquila, nella zona dell'Alto Sangro, che è tornata qui oggi a Cupello e avrà il suo giro a Vasto, a San Salvo, a Chieti, a Lanciano, a Pescara, a Loreto Prutino, a Teramo.
in un lungo cammino che sicuramente farà in modo che tutti i nostri bambini che amano il calcio, che tutti i cittadini la possano abbracciare, la possano toccare e rivivere fondamentalmente quei valori e quell'entusiasmo e quella passione che il calcio sa distribuire.